E da qui inizio il rally di Monte Carlo, edizione 2015. Vallario. Come navigatrice in questa avventura ci sarà Emanuela Di Lorenzo. L'edizione di quest'anno 2015 si prevede molta neve e spero che i nostri piloti si divertiranno. Thank you.
sarò con te, esiti e fatti no. O te davanti tu, quando ti ho chiesto la tua sicurezza. O assistemi da no. La voce di avec deux épreuves, une copilote souriante. Tout de suite, ça booste le pilote, je suis sûr, sur Mitsubishi Evo 10. Donc, avec les concurrents numéro 38, regardez, Manuela Di Lorenzo, qui est en train de se synchroniser son chrono sur le temps dimanche. La dernière épreuve dimanche, d'ailleurs, qui se lancera un petit peu après-midi pour terminer à 15h. Place du Palais, où vous êtes bien sûr nos invités, où vous êtes attendus. Si vous êtes à nos côtés, n'hésitez pas dimanche, montez faire un petit tour à nos côtés sur la place du Palais pour assister évidemment à la remise des prix de cette cape. Marco, allora, ultimo giorno di gara del Rally di Monte Carlo, come sta andando? Ora siamo dietro perché venerdì abbiamo avuto dei problemi tecnici, quindi non abbiamo potuto disputare la competizione il venerdì. Però le prove sono molto difficili ed è anche molto difficile portarle a termine. Speriamo nella giornata di oggi di continuare la gara per arrivare a podio stasera. Tutto bene, ci stiamo divertendo, la gara è molto bella, speriamo nella giornata di oggi, le prove, la prima perlomeno dovrebbe essere asciutta, vediamo un attimo la seconda. Oggi affronterete il famoso Col de Turini, che è una delle prove più famose, no? Sì. Come la stai vivendo, questa emozione di affrontarla allora? Ma ti dirò che non sono per niente agitata comunque, no? Perché so che Marco ha comunque il controllo, cioè sta cercando di portare a termine la gara, quindi la sta facendo con la testa, insomma. Ok, allora in bocca al lupo. Crepi. Marco,
Allora, oggi si affronta il Turini, come prevedi di affrontarlo? Il Turini ora ci fanno sapere, sembra che ci sia del ghiaccio soltanto sullo scollinamento e il primo tratto a scendere. Dovremmo cercare di arrivare con le termiche sopra e quindi poter andare in sicurezza sull'ultimo tratto. A posto. Yeah.